Per il vino italiano, il mercato degli Stati Uniti, dove l'export nei primi 11 mesi del 2021 ha superato il 1,6 miliardi di euro, è fatto di 1000 mercati diversi, molti dei quali ancora tutti da scoprire, capire e costruire. Tra i più solidi c'è la Florida, il quarto in valore, con oltre 126 milioni di dollari di vino italiano importato nel solo primo semestre 2021, secondo i dati ICE, e in netta crescita sul 2019, l'ultimo anno prima della pandemia. È da qui che riparte la promozione di aziende e territori, come una volta, ossia in presenza, faccia a faccia, con il Simply Italian Great Wines America's Tour 2022 della IEM, fondata e guidata da Marina Nedic e Giancarlo Voglino, che a Miami ha il cuore pulsante delle operazioni oltreoceano. Qui alcuni dei grandi consorzi del vino italiano, da quello dell'Asti e del Moscato d'Asti a quello dei vini d'Abruzzo a quello dei vini delle Venezie, passando per FederDoc, l'organizzazione che li rappresenta tutti, sono tornati ad incontrare importatori, distributori e ristoratori. Il 2022 sarà un altro anno ricco di sfide perché una volta superata, ci auguriamo in maniera definitiva, la pandemia, l'economia ha di fronte a sé una serie infinita di ostacoli e sfide. L'inflazione alle stelle, i costi dell'energia e delle materie prime che segnano record storici, le tensioni internazionali. Eppure, come emerge dalle testimonianze raccolte da Y News, la fiducia è ancora tanta, così come la voglia di ripartire e crescere, facendo conoscere ai wine lover d'oltreoceano sempre nuovi vini e nuovi territori. Sicuramente stiamo assistendo a un cambiamento di atteggiamento nei confronti della pandemia, nei confronti di come si vive questa situazione che non è esattamente post-Covid, perché il Covid c'è, resterà con noi, però sicuramente c'è un atteggiamento un po' più di apertura rispetto agli eventi, rispetto alle situazioni, quindi vediamo dal successo di pubblico che abbiamo qua oggi in Italia. C'è un ritorno di pubblico agli eventi senza restrizioni di una volta, comunque sempre in sicurezza. Questo ci fa sperare bene anche non solo per la piazza di Miami, ma anche per tutto il resto degli Stati Uniti e anche per quello che sarà poi l'evoluzione del mercato negli Stati Uniti e anche in altri paesi, su altri mercati. Le persone hanno bisogno di rincontrarsi, di riprendere a viaggiare. Moltissimi oggi ci chiedevano del Vinitaly e noi speriamo di ritrovarci con tantissimi operatori americani al Vinitaly, e questo significa che ci sarà un ritorno al consumo del vino italiano, che comunque ha retto benissimo in questo periodo di pandemia, anche presso i canali dove veniva tradizionalmente consumato, che sono la ristorazione o la Coreca. Quindi speriamo che sia un passo decisivo e continuativo verso la normalità, quella che comunque dobbiamo recuperare, che è la nostra vita di incontri, di piacere, di scambio con le persone, e ovviamente il vino italiano è quello che deve accompagnare tutti questi momenti importanti. È indubbio che lo scenario che già lei ha anticipato sembrerebbe non essere uno dei più favorevoli, no? Per un'eventuale e ulteriore espansione della nostra presenza nel settore vinicolo su questo mercato. E questo non semplicemente direi con riferimento al settore vinicolo, ma si direbbe in tanti settori del nostro Made in Italy. Tuttavia, occorre considerare che accanto a questi fattori che lei ha citato e che generano naturalmente qualche preoccupazione, ci sono anche altri segnali che arrivano dal mercato che potrebbero costituire, pur all'interno di certe difficoltà, una occasione di crescita per il nostro prodotto. Questo perché? Perché ritengo che la crescita nostra è in un qualche modo anche collegata a uno spostamento che c'è stato nel corso di questi due anni da fattori eminentemente legati alla quantità verso fattori legati alla qualità. Cioè il consumatore americano ci ha premiato per certi aspetti, non solo, questo naturalmente poi in termini di valori sono cresciuti, ma quello che è stato interessante è che è cresciuta finalmente, diciamo, quel, chiamiamolo costo medio, no, del prodotto nostro,
che negli anni era stato comunque uno dei cosiddetti, insomma, punti di debolezza del nostro export, perché normalmente avevamo registrato una crescita quantitativa che aveva portato valori assoluti sempre in crescita, ma che sostanzialmente ci lasciava distanti dai nostri concorrenti e comunque sempre in maniera quasi statica. Le prime analisi ci dicono che all'interno di questo fenomeno di crescita, che possiamo dire era del 20% rispetto al 2020 e del 14% rispetto al 2019, ma diciamo sono valori interessanti, si è andato a determinare anche un qualche mutamento all'interno della struttura del nostro export. E questi sono tutti segnali che potrebbero essere quei punti di forza che potrebbero consentirci di contrastare quello scenario, no, macroeconomico che sappiamo essere, così a priori, non sempre favorevole a un'ulteriore espansione di prodotti come il vino, i nostri prodotti, diciamo, del fancy food, cioè dei prodotti che non sono staple food, ma sono quelli, diciamo, che arricchiscono la vita quotidiana delle persone, ma che sinceramente uno potrebbe dire ne posso pure fare a meno, no? Soprattutto se questi prodotti sono in contrapposizione con i prodotti prodotti localmente. E allora quello a cui bisogna guardare è che c'è stato questo aumento, ma c'è stato anche una buona, diciamo, ristrutturazione in termini di tendenza. Per esempio, si è cominciato a far vivo il rosé. E allora noi abbiamo registrato che c'è stata una pronta reattività da parte delle nostre imprese di approfittare di questo periodo per capire dove andava il mercato, aggiustare il tiro, rendere un po' più dinamica la loro capacità di offerta, quindi modificarla. E su questi fattori che si può costruire una scenario di ottimismo per il futuro, cioè la capacità del nostro sistema enologico, vinicolo e dell'industria, diciamo, collegata al vino, di acquisire elementi di flessibilità, elementi di analisi del mercato per opporre subito delle risposte alle problematiche che arrivano. Se visto in questi termini, perché questo va visto, cioè è stato un grandissimo esercizio di resilienza, perché è chiaro che ci si è trovati completamente spiazzati di fronte al fatto che chiudevano i ristoranti, chiudevano anche i liquor shop, chiudevano, quindi erano un difficile accesso. Cioè, dinanzi a uno scenario di questo tipo si è cominciato, secondo me, a capire e a ragionare che cosa il mercato avrebbe, diciamo, richiesto, chi sarebbe stato il prescelto, no, da parte di questi consumatori e chi invece avrebbe dovuto soffrire. Florida è sicuramente uno dei mercati principali a livello mondiale per quanto riguarda i vini italiani. Gli Stati Uniti sicuramente sono un mercato di primaria importanza in questo ambito. Lo stato della Florida chiaramente sta crescendo moltissimo, le esportazioni di vini italiani in Florida aumentano ogni anno di un 15-20%, e quindi siamo veramente in uno di quegli stati dove è importante esserci, non solo perché c'è una grande presenza della ristorazione italiana di qualità, c'è un grande flusso di turisti internazionali, ma anche perché a Miami in particolare c'è anche un'industria croceristica grande importanza, e quindi queste compagnie croceristiche ovviamente si riforniscono anche di vini italiani. Come Camera di Commercio siamo essenzialmente un'associazione di imprese di tutti i settori, ma chiaramente l'agroalimentare è uno dei nostri settori principali. Raggruppiamo imprese sia del settore vitivinicolo che del settore agroalimentare, e ogni anno organizziamo un evento che si chiama Authentic Italian Table, che presenta il meglio del cibo e del vino italiano. Invito assolutamente tutte le imprese italiane vitivinicole a considerare gli eventi sia della Camera di Commercio che altri eventi organizzati sempre da istituzioni o da imprese italiane, perché questo mercato è veramente ricco di tante opportunità. Miami permette ancora di affrontare l'ingresso al mercato americano con costi leggermente minori
rispetto ad aree molto costose come possono essere quelle di New York o quelle della California. Quindi anche questo è un altro elemento da tenere in considerazione quando si parla appunto di un approccio al mercato. Cosa sta succedendo qui nel sud della Florida a livello di mercato? È importante ricordare che stiamo ritornando alla normalità. Molti ristoranti hanno chiuso, è vero, ma molti altri stanno aprendo. È bello vedere come Montepulciano d'Abruzzo, Asti, Chianti Classico e Prosecco si stiano vendendo al calice qui nel sud della Florida. Se avete soldi da spendere c'è sempre il Barolo, il Brunello e l'Amarone, ma se volete vini con un ottimo rapporto qualità-prezzo affidatevi agli IGT e ai DOC italiani. Sono ottimi vini che vengono per esempio dalla Sicilia o dalla Sardegna. Oppure se volete potete prendere ottimi vini di 20 o 25 anni al calice. Ricordatevi sempre della qualità dei vini italiani. Viva il vino italiano! La Florida è un mercato in forte crescita, ce lo dicono i numeri, è cresciuto negli ultimi due anni, credo quasi con un ritmo a doppia cifra, penso siamo arrivati a un 30%. Ovviamente questo è dovuto al fatto che con la pandemia questo stato in particolare, non avendo mai chiuso, è continuato a lavorare e in parte poi in tanti negli Stati Uniti si sono trasferiti qui, quindi anche c'è stato un aumento di popolazione di un certo tipo e oggi il vino italiano in questo mercato trova un terreno più fertile. Noi come Vini d'Abruzzo stiamo insistendo in Florida tanto per far conoscere sempre di più le nostre denominazioni, a partire da quella principale di Montepulciano, ma anche con le altre, quindi Trebbiano, appunto, Cerasuola e Pecorino. E quindi lo facciamo attraverso tante attività, questa è solamente una delle tante, ma in futuro stiamo lavorando affinché ce ne siano di nuove, questo per dare un supporto e cercare di far incontrare sempre di più la domanda con l'offerta e creare un tessuto anche di conoscenze intorno alla nostra regione, ai nostri vini, sempre più importante. Il mercato dei vini italiani negli Stati Uniti è sempre più importante. E è bellissimo poter offrire, anche se non è facile, però è bellissimo poter offrire una grandissima varietà. Sì, dobbiamo a volte ogni tanto aiutare gli americani a capire di che cosa si tratta, perché abbiamo tutta questa collezione spettacolare di uve, di storie, di tradizioni, per cui poi il nostro mestiere è quello di riuscire a essere i traduttori tra quella cosa nera che è dentro la bottiglia, il suo contenuto e il pubblico. Però quando ci abituiamo a avere questo lavoro dei traduttori è anche una grande soddisfazione. Mi sento molto piccolo, perché la vastità dei vini italiani è enorme. Il pubblico americano non è un pubblico che comunque per la maggior parte ne conosca molto. La cosa bella degli americani è che quando si appassionano non smettono più e continuano ad andare avanti a ricercare e imparare di più. Per cui alla fine, per me che ho aperto 10 anni fa, sta diventando una strada infinita. Mi dà molta soddisfazione, mi sta dando molto piacere percorrerla. Ho una fortuna, ho una grande educazione, perché sono uno dei Vinitaly Italian Wine Ambassador e con Vinitaly International Academy. Mi ha dato moltissimo e riesco a presentare una grande varietà di vini che si connettono in connessione fra di loro, le loro storie, le loro provenienze, in modo che gli americani mi possano capire. Per cui sono molto contento di quello che sto facendo. Nice region, nice state, funny. Lots of people like to have fun here. La Florida è un bel posto, la gente ama divertirsi, di conseguenza è un mercato interessante per il vino, è uno degli stati a tripla A per noi. La differenza tra la Florida e gli stati del nord-est, per esempio, è che la Florida ha una stagione turistica che va dal giorno del ringraziamento a Pasqua ed è il periodo nel quale si vende più vino, il periodo sul quale i produttori devono concentrarsi, il periodo più ricco. Nel resto dell'anno è troppo caldo e umido, non c'è molta gente in giro da queste parti. I locali sono aperti, sì, ma non è come quando la stagione ha il suo picco,
quando i locali sono pieni. Il consiglio che posso dare è di concentrarsi sull'alta stagione per fare business. Trend tra i giovani nei vini nell'ultimo periodo, che secondo me è molto sulle bollicine, su più bianchi, più rosati. I giovani si stanno avvicinando a qualcosa che prima non conoscevano, che è il vino europeo, italiano, francese, bevendo solo vino prima strettamente californiano, riconoscevano pochi uvaggi, adesso invece esplorano un pochino di più i vini tanti italiani, francesi, ma come sappiamo l'Italia ha molto da offrire, e perciò ecco, secondo me il trend un pochino, soprattutto in Florida col caldo, la riscoperta di la diversità di uvaggi che l'Italia può offrire, di vini e di blend, perciò sì, direi molte bollicine, bianchi, rosé e comunque tanto rosso ancora, perché in genere in America si consuma molto vino rosso, però spero comunque che il trend continui così, con prodotti freschi, beverini, con una gradazione alcolica non troppo forte, e che le nuove generazioni abbiano il piacere di sperimentare sempre di più. C'è poca conoscenza su quelle che sono i milioni di varietà di vini che si possono assaggiare. Tanta gente, Miami è una città che ha tutti, cioè tutti hanno un diverso background, una diversa esperienza, un diverso palato. Direi che si muove tanto il gasato, si muove dal prosecco, lo champagne, al cava, perciò stiamo un po' in Europa, anche il mercato dello sparkling americano si muove, si vende tanto bianco, tanto tanto bianco, chiaramente date le temperature sempre calde. Credo sia una cosa che ha fatto un giorno freddo e che non succeda mai più. E si vende rosé chiaramente, il rosé è un punto di riferimento. Sui rossi andiamo molto bene, il nostro mercato italiano è sempre più richiesto, sono due cose diverse, il mercato americano dà dei prodotti di vino diversi, però c'è porta aperta per tutti.